Questo è l'uomo sirena. Ha un'enorme testa di sirena e fa un suono spaventoso. Questi sono i blocchi di Dog Day. Per un qualche motivo, tutto questo centro commerciale ne è pieno. E io sono in questo centro commerciale al buio. Completamente. E sono terrorizzato da questi blocchi. Come diavolo è possibile che ci siano tutti questi blocchi di Dog Day? Ragazzi, è veramente pieno dappertutto. Guardate, pure il soffitto. Oh mio Dio, la cosa più inquietante del mondo. Non posso nemmeno piazzare né spaccare niente. Questo suono? Cos'è? Ragazzi, avete sentito questo? Credo di conoscerlo. Questo si tratta dell'uomo sirena. Uomo con la testa da sirena. Questo qua c'ha la testa da sirena al posto appunto della sua testa. E questo è un mistero. Non so nemmeno se definirlo mostro o che altro. È lui! È lui! Credo proprio che sia lui, ragazzi. Non vedo la sua testa, ma è ovviamente lui. È proprio lui, l'uomo sirena, quello che non dobbiamo farci prendere da lui. Credo che sia attirato da noi. E lui vuole prenderci, vuole farci evidentemente del male in questo momento. Non dobbiamo permetterglielo. Proviamo a salire da questa parte e capire se c'è qualcosa che possiamo fare per uscire da questo posto. Perché questo è il nostro obiettivo in questo momento. Dobbiamo uscire da qui, peraltro, guardate ragazzi qua. Cioè lui effettivamente ci sta seguendo, vedete? E voglio uscirmene da qui al più presto. Non dobbiamo più perdere tempo. Dobbiamo trovare cose utili in questo momento. Perché potrebbe essere pericoloso restare qui con Dog Day. Guardatelo lì che ci spia da altri posti. Veramente, ma veramente inquietanti. Peraltro io scarseggio anche di cibo. Ho bisogno di mangiare. Cioè ho bisogno di cibo perché sennò non riesco a mangiare. Per fortuna siamo dentro un centro commerciale, quindi questo non dovrebbe essere un problema, almeno spero. Forse qui c'è qualcosa? Oh, sì, c'è del cibetto, ci sono delle banane. Vabbè, io prendo un po' di cose, forse non dovrei farle queste cose, perché poi magari qualcuno si arrabbia del centro commerciale, ma tanto non c'è nessun problema in teoria. Però ragazzi, qua c'è scritto uscita? Allora forse questo è il posto giusto per poter uscire? Questo è un ascensore che ci porta... E che caspita, ma questa non è l'uscita, ragazzi. Ci stanno prendendo in giro. Che cacchio è? Questa non è un'uscita così, non fanno le uscite, giusto? Cioè le uscite... Tu, c'è una porta, no? C'è una porta, immaginate una porta. Qui siamo all'interno e poi lì fuori c'è l'uscita. Ma lì fuori... Qui non c'è un'uscita, qui c'è della lava. E questi sono dei blocchi, vabbè. Qua forse questa è l'uscita? Vediamo. Ovviamente no. Mi sembra più tipo un livello. Forse in questo modo, non lo so, è un tipo di uscita diversa. Forse un'uscita, una sorta di uscita d'emergenza. Anche se ovviamente non c'è niente di emergenza in questo caso, perché non funziona. Guardate, se io schiaccio queste cose non posso saltare. Quindi bisogna seguire il percorso, che è tipo un labirinto. Vabbè, allora, seguiamo questo percorso, è veramente inquietante questa cosa, perché qua non si può andare, mannaggiona. Quindi devo andare da questa parte. Ok, da questa parte così, perfetto. E ci siamo in teoria, abbiamo sconfitto anche questo labirinto enorme. Qua ci sono pure i cactus. Cribio, che paura. Ahia, che spavento. Peraltro io posso andare da questa parte. No, non posso andare da questa, scusate. Ma voglio andare da questa parte? Ma non posso. Non mi fa andare. Questo potrebbe essere un problema. Dobbiamo investigare più a fondo e dobbiamo capire qual è il mistero che si cela dietro a questo centro commerciale completamente maledetto. Perché ragazzi, non venitemi a dire che questo è un centro commerciale normale. Questo non è un centro commerciale normale. Porca puzzarda. Ragazzi, non ci sto più venendo niente di nuovo. Questo è un'altra parte. Aspettate un attimo. Mi sta venendo un attacco di panico. No, ragazzi, guardate. Non posso muovermi. Io vi garantisco che non posso muovermi. Giuro. Guardate, non riesco nemmeno a toccare niente. A parte che, vabbè, ovviamente non riesco a toccare niente.
Da questa parte riesco a muovermi. Ok, ora si va avanti. Forse con questa riesco a vedere di più. Non vedo comunque niente. Allora mi utilizzare le torce. Devo seguire, è tipo, c'è un percorso invisibile praticamente. Cioè ci sono dei muri invisibili davanti a me. Cos'è quella roba? Cos'è quella roba? No. Vedete, se mi allontano si toglie. Se mi avvicino... No, raga. No. Ho paura. Dove caspita sono finito? Accidenti. Devo seguire il percorso solo che mi sembra veramente complicato perché non riesco a capire dov'è il punto dove io debba andare. Io da qualche parte ho visto qualcosa qui. Forse degli occhi che ci spiavano da lontano. Guardate lì, in fondo. No, sono convinto che lì in fondo dove c'ero io adesso c'è qualcuno che mi sta spiando. Apriamo, ok? Si è accesa la luce, perfetto. E qua si esce. No, di nuovo la luce, accidenti. Però almeno siamo fuori. Bene. Vedete, questa è una città desolata, non c'è assolutamente nessuno. Il che è tutto un dire, perché ragazzi, mi sa che purtroppo c'è... Beh sì, questo è il centro commerciale, ragazzi, avete capito? Noi prima eravamo all'interno di questo centro commerciale. Aspettate un attimo. Se qua c'è il centro commerciale, vuol dire che da qualche parte qui in giro... Eh sì, c'è Sirenead, c'è l'uomo con la testa da sirena. Oh, eccolo! Oh, io mi avvicino per farvelo vedere, però... Guardate, cercherò di puntarlo con la torcia, ma non riesco molto. Si sta avvicinando. Sì. Allora, scappiamocene via, scappiamo. No. Allora, io voglio anche provare a colpirlo. Oddio, che suono che fa. No. Me ne vado. Ho paura. Ho cambiato completamente idea. Non voglio stare più vicino a sto tizio qua. Ha chiaramente un problema. Ok, entriamo all'interno di questo posto. Perfetto, mi chiudo dietro, così almeno non può venire, ne sono abbastanza sicuro. Quindi questa è una città maledetta. Ora, ragazzi, guardatevi un attimo intorno. Ora, a parte Sirenead, che è molto strano. Questa dovrebbe essere appunto una città, ma non c'è nessuno, c'è solamente tantissimo buio. E non capisco perché debba essere così, ma si è accesa la luce di nuovo. Allora, io non capisco come funziona sta storia. Perché... si accende la luce così a caso e poi si spegne. Ma peraltro, scusate un attimo, dov'è Sirenead? No, mi sa che questo qua è venuto a uccidermi. Ok, allora, stavo dicendo però, notate come questa città è completamente vuota. Non c'è nessuno, nessuna anima viva, prima che magari arrivi di nuovo il buio, perché ho come l'impressione che il buio ci accompagnerà di nuovo, purtroppo. È di nuovo lui. Ma prima era scomparso, ragazzi. Com'è possibile? Ok, non so che tipo di poteri abbia. Cioè, non so nemmeno se chiamarli poteri, ma... No. La città è invasa da questi cosi. Quindi forse questi cosi, ragazzi, se avete capito bene, questi cosi hanno ucciso probabilmente tutte le persone nella città. È una città desolata, è una città ormai abbandonata a se stessa. No, vabbè, di nuovo si è spento tutto. No, di nuovo... No. Oddio, ho ritrovato i blocchi e si è sentito il rumore di coso. Si sta sentendo il rumore di Sirenead. Oh mio Dio. Dell'uomo sirena, volevo dire. Lo devo dire in italiano, sennò non si capisce niente. No, regà, che cacchio è quella roba? Perché si vede... Ah, forse sono dei blocchi normali, forse sì. Ok. Oh mio Dio, ragazzi, questa è un'avventura senza precedenti. Cioè, siamo dentro una città completamente vuota, con dei mostri, con un uomo con la testa da sirena e Dog Day che ci insegue. Vedete, è lui praticamente. Raga, dove sono finito? Ma ragazzi, perché sono morto prima? Io sono completamente morto, non so se avete visto. Cioè, era spawnato uno zombie, com'è possibile? What? No, questa cosa non va bene per niente. Non so nemmeno se da questa parte io riesca a scendere. Probabilmente no, aspetta, forse da questa parte, ecco, magari buttandomi sull'albero può essere. Ok, bene, qua è andata bene, per fortuna. Poteva andarci molto peggio, potevamo restare bloccati lì sopra per sempre. Sarebbe stato veramente brutta come esperienza, non vorrei per niente farla. Peraltro mi sa che quello è di nuovo un altro centro commerciale e stiamo lontani.
Ragazzi, qua, ecco di nuovo Dog Day, guardatelo. E lì, accidenti. Ma io come caspita sono morto? Non ho capito. Regà, 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 che cosa sta succedendo? Regà, regà, cosa sta succedendo? Ho un effetto in questo momento che si chiama brutti sogni. What? In che senso? Perché sto facendo brutti sogni? Sono sveglio, no? Non sto capendo, regà. Aiuto. Oh. No. Non va bene. No, non va bene, non va bene, raga. Qua c'è qualcosa che non va. Mi sto spaventando troppo. Mi sa che questa città sarebbe meglio abbandonarla il prima possibile. Perché lì non c'è niente, non voglio saperlo. No, poi non vedo di nuovo niente. Ma com'è possibile? No, io ormai ho paura di uscire, raga. Ho stra paura, o non so come dirlo. Ho paura. Sono terrorizzato, ma tanto. Perché questa cosa non mi è mai capitata in tutta la mia vita. Cioè, non sono mai arrivato in una città vuota, dove non c'è nessuno, dove ci sono degli uomini con la testa da sirena enormi che camminano. Scappate il più lontano da questa città, per favore, non veniteci.